Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e Parlamento europeo. Le differenze le abbiamo viste le altre volte. Necessario capire bene la differenza, che è sempre un po' ostica, tra Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea e Consiglio d'Europa, per esempio, che non c'entra assolutamente nulla con l'Unione europea, infatti non lo trovate qua. Spiegatelo a Renzi, però. Esatto, infatti siccome capiterà spesso di fare confusione, perché per esempio la presidenza del semestre del Consiglio europeo, no, del Consiglio dell'Unione europea, il Consiglio dell'Unione europea può essere anche articolato in altri modi, perché l'acronimo è CUE, però praticamente può essere definito anche Consiglio, quando si parla di Consiglio è il Consiglio dell'Unione europea, quando si parla anche di Consiglio dei Ministri. È anche quello un altro modo di dire Consiglio dell'Unione Europea, oppure addirittura ECOFIN. ECOFIN è un modo di incontrarsi, un modo di. Esatto, è un modo, come dice giustamente Carlo, è un modo con il quale lavora il Consiglio dell'Unione Europea, quando si incontra per questioni riguardanti economia e finanza attraverso i ministri economici. Quando ci vanno i ministri economici, perché non è mai detto che sono sempre i soliti, ci possono andare, quando è la sessione di ECOFIN, il Consiglio dell'Unione Europea si incontra con tutti i ministri economici e si definisce ECOFIN, ma sempre il Consiglio dell'Unione Europea. Non è un altro organismo. Ok, poi Consiglio europeo, abbiamo detto più volte che è un consiglio in cui fanno parte i capi di Stato, si riunisce un 4 volte l'anno. Scusami, mi dispiace, No, non ti tranquillo. richiamo. Consiglio europeo, per cui è detta però la linea, detta la linea, assolutamente detta la linea non solo alle istituzioni europee, ma anche sulle politiche di allargamento, sulle proposte di associazione, le proposte di adesione. Come capiremo più tardi, ma più o meno è quello che sta scritto qua sotto sull'architettura, capiremo spesso che rispetto a un'architettura democratica semplice, cioè come può essere il sistema italiano o altri sistemi democratici, per cui c'è un organo esecutivo, Presidente, Consiglio dei Ministri, e un organo legislativo, Parlamento. Qui abbiamo due soggetti che potrebbero svolgere la stessa funzione, Commissione e Parlamento europeo, ma ci sono anche Consiglio dell'Unione europea formato da Stati e Consiglio europeo formato da Stati, i capi degli Stati. Questo fa capire come ci sia una dialettica sempre continua tra le istituzioni europee ed è stato molte volte evidenziato come il fatto che il Consiglio europeo entri nelle politiche europee e detti la linea. Cerchi di dettare la linea, è un allontanarsi dallo schema dell'Europa dei popoli. Se c'è un'Europa dei cittadini europei, questi si esprimono attraverso il Parlamento europeo. Mentre storicamente sappiamo che il Parlamento europeo non voleva essere fatto, quando è stato fatto come Parlamento consultivo, senza potestà legislativa, e ancora oggi non ha ancora il potere di iniziativa legislativa, per cui si parla di funzione colegislativa. Non è come da noi che presentiamo la nostra proposta di legge, si presenta e quella viene presentata. No, Parlamento europeo le proposte vengono solo dalla Commissione europea. Poi vengono gestite insieme dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, di cui non dico che sono due camere, però sono tutte e due entrano nel processo di ordinario di approvazione della norma europea, però è certo che se fosse invece, come vi ho detto, una struttura più agile non ci sarebbe neanche bisogno né del Consiglio dell'Unione europea né del Consiglio europeo. Sono due strutture che costano moltissimo, ma che servono per gestire questa strisciante forse sfiducia nei confronti di organi liberamente eletti e rappresentativi dei cittadini europei. Ma ci torneremo. Allora, abbiamo visto anche il modo diverso di atteggiarsi di queste commissioni. Adesso andiamo a vedere le altre pillole dell'ultima volta, le cose che ci devono rimanere dell'ultima volta. Le banche europee. Mi raccomando, non confondetevi tra banca BEI, BCE, sono cose differenti, banca di sviluppo, sono banche differenti, però ecco, se noi dobbiamo pensare, banche dell'Unione Europea sono banche europee per gli investimenti, la BEI e la BCE.
ok? Quando già parliamo di banca di sviluppo è del Consiglio d'Europa, ok? Quindi è un'istituzione che con l'Unione Europea non c'entra niente. Ok, assolutamente c'entra niente. Si chiama Europa, però è addirittura è composta da molti più componenti, da 44, adesso mi sembra qualcosa del genere. 47 Consiglio d'Europa. Quasi? 47. 40, ok, 47, grazie. 47 componenti, per cui non c'entra nulla come con l'Unione Europea, però è molto importante perché addirittura è un organismo internazionale precedente all'Unione Europea, degli anni 40, mentre voi sapete negli anni 50. Consiglio d'Europa. Che non c'entra, non è né Consiglio dell'Unione Europea né Commissione Europea. Sì, perché il Consiglio d'Europa ha come collegamento una banca di sviluppo. La banca di sviluppo fa riferimento a questo organismo, ok? È un organismo internazionale che ha la sua banca, c'ho l'ONU che ha una banca, c'ho l'UNESCO che ha una banca, ecco, diciamo che non so così, però praticamente è un organismo internazionale che ha una banca, è una particolarità. Ma perché? Perché si capisce perché finanzia progetti con finalità sociali, che mira alla coesione europea. E negli ultimi anni non c'è stato però nessun progetto italiano, come abbiamo visto l'altra volta. Ma nella banca di sviluppo del Consiglio d'Europa percentuale di investitori privati, quant'è? Beh, gli investitori, ovviamente i progetti sono su progetti esterni, i progetti vengono portati rispetto a quelli che sono i finanziamenti europei, dove c'è la parte di cofinanziamento italiano, c'è l'imprenditore, cofinanziano, non finanziano il 100%, sono la parte... 62% quello che vediamo una volta scorsa. Esatto. 62% che non rimangono dagli stati restanti, invece ce l'hanno anche benissimo. Sì, bravo. Infatti, questa è la cosa principale, pensavo si riferisse alle modalità di erogazione. Per quanto riguarda la Banca Europea per gli investimenti, quindi non utilizza fondi del bilancio dell'Unione Europea e non ha scopo di lucro, praticamente emette obbligazioni, cerca di prendere dal mercato risorse e poi le reinveste. Poi Banca Centrale Europea mantiene stabile il sistema finanziario dei prezzi, Draghi, no? Il vecchio problema, ed è questa, fissa i tassi di interesse di riferimento per l'area euro e autorizza gli stati a battere moneta, praticamente a battere l'euro, a controllare, e quindi ha una funzione regolatrice dei mercati, più che altro del sistema finanziario. Fondo Europeo per gli investimenti è un'istituzione europea che sostiene la nascita, crescita e sviluppo delle piccole e medie imprese, molto importante per noi l'implementazione di questo fondo europeo, e usa fondi propri della UE e della BEI. E poi la Corte dei Conti europea verifica i conti della Unione Europea, come abbiamo visto l'altra volta, non è un, come qualcuno pensa, un organo di seconda istanza della Corte dei Conti italiana, cioè ho perso la Corte dei Conti, vado alla Corte dei Conti europea, errore madornale, non c'entra assolutamente nulla, pensa ai conti dell'Unione Europea, non ai conti dei singoli stati, quindi questo è fondamentale. Questo lo dico perché molte volte ci vengono telefonate di gente che telefona laggiù e chiede, per fortuna non dei nostri, ma di altri, addirittura altre realtà. Una domanda sulle banche. Dimmi. Visto che l'altra volta si parlava più o meno che l'Italia in un anno metteva tipo più o meno 950 milioni di euro per la banca di sviluppo, sì, del Consiglio d'Europa. E non prende praticamente. E non ha preso nulla perché non ha presentato progetti. Esatto. Confermo. Anche perché erano scritti male in inglese. Sì, esatto. Scritti male in inglese. No, però infatti quelli incompetenti. Vabbè, comunque. E delle altre banche sappiamo quanto mettiamo? Beh, essendo noi uno dei quattro principali paesi europei, calcola che parliamo per esempio su 60 miliardi della banca per gli investimenti, tu calcola che una decina, diciamo. Noi siamo al 16% su quasi tutte le banche, no? Sì, da parte. Più o meno sì. 60 miliardi noi all'anno. Sì, più o meno. Metti questo criterio e non sbagli, Ora entriamo nell'argomento di oggi, elezioni europee, ok? Bene. Allora, le elezioni europee ci saranno dal 22 al 25 maggio 2014, quindi questa è una data individuata dall'Unione Europea. E questa data ovviamente permette elezioni dal giovedì a domenica, non significa che siano
da giovedì a domenica non significa però che si facciano da giovedì a domenica, ogni paese sceglie la data. Noi abbiamo scelto domenica perché per tradizione noi votiamo la domenica, altri paesi come la Gran Bretagna loro votano il giovedì e infatti faranno le elezioni il 22. Ovviamente i risultati si conosceranno dopo per evitare che ci siano influenze tra, sui flussi di voto. I paesi dell'Unione Europea, bisogna avere alcuni numeri da ricordare, ok? Quindi quando ci fanno le domande, è importante che i paesi dell'Unione Europea voteranno 751 deputati, non è così, non è sempre stato così, i deputati ogni volta cambiano, l'ultima volta erano 766 a causa dell'ingresso della Croazia che ha avuto 13 deputati, adesso si sono rimodulati e sono 751, si dice 750 più il Presidente, non tanto tutti elettivi, 751. E deputati che rappresenteranno anche qui 500 milioni di cittadini, che sono i cittadini europei. All'Italia ne spettano 73, a ognuno dei 28 stati, quindi ricordate non sono più 27 ma 28 con l'ingresso della Croazia, vengono assegnati dei seggi che sono in proporzione regressiva al numero di abitanti presenti in ogni Stato e con il minimo di 6, regressiva nel senso che non possono essere meno di 6, quindi se Malta o Lussemburgo ne avrebbero diritto magari a uno o mezzo, comunque ce ne hanno 6, ok? E poi c'è il massimo totale che non può essere comunque superato. Il minimo esatto, sono di 6. Massimo sono 96. 96 che sarebbe la Germania, a cui però questo è un confronto tra come erano prima e come sarà il Parlamento, la rappresentanza del Parlamento europeo. In blu vedete in giallo i seggi tolti, a chi vengono tolti per poter arrivare a 751 da 766, 3 ne tolgono alla Germania che comunque stava al massimo al 96, 1 alla Romania, diciamo al Belgio, al Portogallo, li prendono tutti quanti un po' e li tolgono, però non possono toglierli a quelli che come Estonia, Cipro, Lussemburgo e Malta che hanno una bassissima popolazione, ma la regola è che hai diritto almeno a 6 deputati. Facciamo un po' un concetto di previsioni, questa è una cosa tanto per spezzare ogni tanto, per farci quattro risate qualcuno. Praticamente questa è una previsione di Paul Watch, in pratica quello che potrebbe accadere con gli attuali assetti, forse deve essere aggiornato con quello che è il dato francese, che è un dato molto pesante, che va a togliere che se quei risultati dovessero essere proiettati sulle europee sarebbero ancora di più a discapito dei grandi gruppi che vedete rappresentate in 221 e 202, okay? I socialdemocratici e i popolari praticamente. I socialdemocratici e i popolari, come vedete, una volta erano molto più, riempivano di più il cosiddetto arco costituzionale e invece adesso stanno diventando sempre più residuali rispetto alle altre forze politiche. Guardate rispetto alle previsioni qual è il possibile dato dei non iscritti, quelli che oggi chiameremo gruppo misto, okay? È impressionante, 92, calcolate che attualmente i non iscritti sono 31. Quindi praticamente non sanno ancora come classificare una serie di forze politiche che si stanno mettendo, diciamo, in evidenza, ma che non sono delle grandi famiglie europee, liberali, socialdemocratici, popolari, verdi, non sono individuabili e neanche euroscettici, perché gli FD ci sono, insomma, sono anche rappresentati e sono 30, sono qualcosa di diverso. Questo sarà importante, lo vedremo anche per... sarebbe il terzo gruppo più grande. Esatto. E questa è una cosa che fa molto riflettere e che potrebbe dare parecchia, in qualche modo, luogo di ragionamento nel momento in cui si dovesse cercare, come vedremo, la possibilità di costituire un gruppo autonomo. Ma la Lega dove sta? Ma la Lega sta di solito tra gli euroscettici, però non lo so garantire. Sì, quelli lì potrebbero essere quelli, ho qualche dubbio tra quelli e gli ECR, ma dovrebbero essere gli FD. Poi andiamo a vedere quindi gli ultimi sondaggi, no, non solo gli ultimi, perché gli ultimi danno al 21, poi ovviamente i sondaggi non ci crede nessuno, soprattutto per una forza come il Movimento che quando
sta sotto elezioni e c'ha una tribuna in cui magari Beppe può parlare, le cose cambiano, però attualmente neanche tanto, perché questo è un sondaggio soltanto di un po' di tempo fa, di 3 settimane fa, quindi ancora avrebbe 19, però ecco, sarebbe, come dire, questa la composizione ipotetica ancora da aggiornare, però come vedete, più o meno come vi ho detto prima, si vanno ad assottigliare i grandi partiti europei come i socialdemocratici e popolari e stanno crescendo gli altri. Ma tutti tradotti tranne il nostro. Forward Italy. Il Forward Italy è tutto e il Movimento 5 Stelle è stato meglio. Proprio. Come lo traduci? Five stars. Ah, chiameremo Unione dei Popoli. Ok, entriamo sulle cose un po' meno. Adesso prego. La Lega sta nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Quindi, gli euroscettici. Perfetto. Ok, legge elettorale. Le elezioni al Parlamento Europeo sono, questo diciamo, entriamo un po' sulle cose un po' più noiose, visto che finora ci siamo divertiti. Allora, dico, le elezioni al Parlamento Europeo sono ancora in larga misura organizzate secondo legislazione e tradizione nazionale. Ogni Stato europeo ha la sua legge elettorale per l'Europa, ma devono rispettare alcuni criteri. Questo in particolare è quello della proporzionalità, perché il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea dice espressamente che il Parlamento Europeo rappresenta i cittadini europei, non rappresenta gli Stati, non rappresenta i governi, quindi praticamente è proporzionale puro, ok? E le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, e questo è un grosso problema per le piccole realtà, perché voglio dire, vai a trovare tutti questi tipi di a livello regionale, il 10%, 3.000 per esempio in Val d'Aosta, in Molise, non è facile. Non ci tocca a noi perché siamo esonerati dall'obbligo di sottoscrizione ai partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento Europeo o al Parlamento Nazionale, però il dato rimane come ingiustizia, è un grosso quorum. Questo. La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da 1 a 3 preferenze. Scusa, e le preferenze rientrano nell'obbligatorietà assieme alla proporzionalità oppure? Le preferenze puoi anche non metterle alla scheda, è ugualmente valide. Le direttive europee prevedono la preferenza? No, danno 2 direttive su questo argomento, ci deve essere una la possibilità di scelta, però può essere anche una lista bloccata breve, quindi molti paesi europei utilizzano liste bloccate cioè liste brevi, quindi magari a livello regionale, anziché noi abbiamo una circoscrizione nazionale poi alla fine per ridividere questi voti, invece loro hanno dei sistemi più legati al territorio, un po' come era la nostra proposta di legge all'inizio, insomma piccole circoscrizioni tipo spagnole in cui la riconoscibilità del candidato. Però ecco, noi abbiamo utilizzato questo sistema da 1 a 3 preferenze. L'attuale decreto legge di modifica, lo sapete, è arrivato dal Senato, afferma, non vi dico quello che succederà a quelle ancora dopo nel 2019, perché ci concentriamo, se no entriamo troppo nel dettaglio, afferma che nel 2014 non si potrebbero votare 3 uomini o 3 donne, ve lo faccio, cioè non si può esprimere tutte e 3 le preferenze dello stesso genere. Quindi se io facessi 3 preferenze, le scrivessi 3 donne o 3 uomini, la terza sarebbe cancellata d'ufficio. Questo sempre, e ricordatelo, non è nella legge attuale, è nell'eventuale approvazione che passa adesso per la Camera di questa proposta di legge, disegno di legge sulle europee. Nel 2019 le cose cambiano e ci saranno nella stessa lista, dovrà essere fatta, ma insomma. Quindi se passa questa norma sarà questa una delle le cose più concrete che occorrerà verificare al momento del voto, non mettere 3 preferenze. Ora ci sono state molte critiche su questo, perché praticamente che succede? Succede che i piccoli partiti, quelli che non sono rappresentati a livello europeo e nazionale, hanno già cercato di prendere le firme sulle liste, ok? Quindi paradossalmente per loro si cambierebbero una norma che, se fossero composte queste liste, mettiamo per caso, da tutti uomini, automaticamente non potrebbero esprimere la terza preferenza e quindi sarebbe incostituzionale o per molti sarebbe un problema giuridico anche praticamente a quelli, oppure li costringi a ricominciare a prendere le liste per garantire almeno la presenza di una persona nelle liste. Comunque
I giochi non si dovrebbero cambiare in corsa, ormai le liste, cioè la possibilità di prendere questi di queste firme già c'è, quindi è un'altra delle grandi critiche che viene fatta e vedremo. Il termine, comunque, sapremo tutto al 39esimo giorno prima del 25 maggio, quindi circa il 16 aprile, perché a quel punto si devono depositare le liste. Ok, quindi o ce la fanno entro il 16 aprile oppure la vedo difficile, insomma. Non... Al Senato è stata già approvata. Approvata, ora sta qui alla Camera. Vanno veloci, sì. Lì al Senato volevano diciamo garantire la parità di genere già da subito, però hanno trovato questa via d'intesa per cui si parte subito con la invalidità della terza preferenza, se dello stesso genere, quindi se tutte e tre dello stesso genere. E però al 2019 ci sarà questa parità di genere garantita con un meccanismo abbastanza complesso, adesso non sto qui a spiegarlo. Allora, sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale col sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. Praticamente c'è il problema che vedremo spesso, e cioè della... di un effetto elastico ping pong. In pratica vedremo che vengono assegnati dei seggi per ogni circoscrizione in base alla popolazione, ma siccome poi dopo il conteggio viene fatto a circoscrizione nazionale, ci potrebbero essere delle grosse conseguenze negative, perché ci sono state l'altra volta, perché la stessa legge con cui siamo andati a votare 5 anni fa, e praticamente può essere che alla circoscrizione centro vengono dedicati 18 seggi e in effetti gliene spettano alla fine 19, perché ha i maggiori resti e quindi praticamente vanno a prendere uno. Quelli che hanno minor popolazione, paradossalmente, essendo poi rivista a livello nazionale e anche i resti rivisti a livello nazionale, vanno preferibilmente più a quelli che hanno alle circoscrizioni che hanno grandi popolazioni, per cui non so, il centro, la destra di Storace in Sicilia ha preso il 12%, però nel resto d'Italia ha preso veramente poco, non è bastato a prendere un seggio parlamentare in Europa, mentre la Lega, che aveva il 4% su dalle parti sue, perlomeno, ma che poi per il resto in Italia ha avuto veramente poco, e comunque ce l'ha avuto. Non ho capito. Allora, praticamente, sì, Edera, sono io che non mi sono spiegato bene. No, sono io sicuramente. Praticamente è un principio negativo, nel quale, siccome deve essere ripresa a livello di circoscrizione nazionale questo dato, vanno a pesare in questa rideterminazione dei quozienti anche i quozienti non interi, cioè i maggiori resti, e praticamente vanno a essere privilegiate chi ha i maggiori resti a livello della circoscrizione. Quindi se io ho un maggiore resto di 20.000 voti nella nord-occidentale, va a pesare di più di 20.000 voti in Sicilia, perché ho più abitanti, e quindi praticamente è un modo, poi alla fine vedremo che sulla carta ti spetterebbero al centro, facciamo 18, alla fine ne hai 19, alle isole ne spetterebbero sulla carta 8, ma alla fine ne vanno a prendere 6, ne vanno a prendere 5, ok? Prego. Questo è lo stesso principio che è applicato per le regioni che sono accorpate, cioè diciamo che sì. È lo stesso. Sì, sì. Sì. Infatti ho scritto il caso Sardegna, sì. Con la Sicilia, che praticamente non solo la Sardegna normalmente non è agevolata perché ha poca popolazione, ma addirittura sta in una circoscrizione tra quella che ha meno popolazione ed è tra le meno popolate e quelle che tra le due è meno popolata, quindi la vedo molto difficile prendere. Proprio la scelta di mettere le due isole insieme, perché lo so, 600.000 abitanti e la Valdosta elegge qualcuno, la Sardegna è perché è accorpata, fare la campagna per l'Europa, perché la Valdosta è accorpata con la prego. La campagna elettorale quando finisce, quindi, visto che si inizia anche di giovedì, non è che, visto che qualcuno anche per gli altri stati? No, normalmente 30 giorni prima delle elezioni. E quindi si può fare campagna fino al mercoledì o fino al venerdì? Ah no, fino a venerdì, perché gli altri stati sì, però terranno i loro dati
nascosti fino a quando... Sì, è per questo, esatto. Allora, il fatto della percentuale, a volte si parla di questa proporzionalità ed è importante sapere cosa è successo in Germania. In Germania la Corte Costituzionale ha affermato che la legge sulle europee, la legge tedesca per le europee è incostituzionale, perché anche lì c'è un riferimento alla diciamo, costituzionalizzazione del diritto comunitario, come avviene da noi con l'articolo 117 primo comma, e praticamente succede che la Corte tedesca ha affermato una cosa molto interessante, cioè ha detto: siccome sul trattato sul funzionamento europeo, che si applica alla Germania, che è costituzionalizzato anch'esso, c'è scritto che è rappresentativa di tutti i cittadini europei, non vediamo alcun estremo per poter affermare che si possono mettere delle soglie di sbarramento, perché devono essere garantite le proporzionalità di tutti. Chiaramente la Corte Costituzionale tedesca ha fatto una valutazione che vale per il proprio paese, però i principi in effetti potrebbero valere anche da noi, perché fa riferimento proprio a questa stortura che afferma la norma del tetto ogni paese può mettere per quanto riguarda le proprie elezioni, ma se fosse a livello europeo, appunto, la Corte Costituzionale dice è incompatibile con il diritto europeo, in quanto appunto devono essere proporzionali e non ci possono essere, gli stati membri non possono mettere dei limiti che non provengono proprio dalla normativa comunitaria. Allora, la legge elettorale ed eletti 2009, vediamo un po'. Come vi ho detto, quell'effetto ping pong, effetto elastico, ha fatto sì che nella nord-occidentale, Val d'Aosta, sono 5, lo sapete, le circoscrizioni, nord-occidentale, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte, i virtuali erano 19, cioè dovevano essere 19 dalla distinzione, ma poi con questo effetto dei maggiori resti e di questi vantaggi sono diventati 21. La nord-orientale è anch'essa molto popolata, Emilia Romagna, Friuli, Trentino, Adige e Veneto, 13, mentre gli effettivi sono 15, cioè sulla carta devono essere 13, gli effettivi sono 15. La centrale, che è un po' meno popolata, più si scende più sono meno popolate, 14 formali, ma effettivamente ne sono stati nominati 15 con questo recupero nazionale. La meridionale, Abruzzo, Basilicato, Calabria, Campania, Molise e Puglia, 18, effettivi 15, qui vedete proprio, esatto, da chi sono stati presi, cioè il nord ha preso dal sud, e l'insulare addirittura 8 assegnati, effettivi 6 poi alla fine. In realtà paradossalmente qua chi ci va svantaggiata è la Sicilia, paradossalmente. Sì. No, è vero, perché essendo una coalizione fatta da una regione popolosa e una assolutamente... agli abitanti di Palermo, per entrare a Sardegna, e risulta comunque una coalizione, ma è come andare a elezioni senza coalizione, da soli. Beh, cioè, qua è assurdo, assurdo in grandi modi. Guardate che io so che comunque adesso diciamo che la nord occidentale ha preso proprio bene. Sì. Allora prendiamocela col nord. Allora, giustamente, prego. Sì. No. Il discorso è questo, lui ha detto che in proporzione alla fine tra i tedeschi ci avrebbero ancora meno, però tra metterne ancora meno e non metterne neanche uno, è chiaro, infatti è sbagliata. Guardate, non c'è affari costituzionali, che stiamo facendo un gruppo ad hoc e ci siamo, ecco, insomma, stiamo valutando fortemente una nuova possibilità, anziché 5-8, con non una ridivisione nazionale ma locale, quindi i tuoi deputati te li prendi tutti, dal primo all'ultimo, quindi fai un quoziente a 12, a 12, lo fai a 8, sono 8, ma sulla base della, veramente di questi, più dei piccoli correttivi per garantire. Magari per le altre regioni, perché c'è uno sbilanciamento totale. Sì. E infatti è tutto assolutamente sbilanciato, esatto, e questo è
perché punta sulla, sulla popolazione. E più ma guarda, tra nord e occidentale, centro e sud è penalizzato. Infatti, beh, perché sono 15 milioni e passa, 15 milioni e passa. Io non ho messo il numero numerico della popolazione, ma sono più di 15 milioni. Ok. Invece questi sono i numeri di seggi assegnati per il 2014. Vedete, sono un po' diversi, uno in più, uno in meno, insomma. 8 sempre alla Sardegna e alla Sicilia, però questo è Romania, gli altri 20 alla circoscrizione, 14, sono un po' di meno quelli della seconda e della terza, e uno in più alla 17esima. Quindi 20, 14, 14, 17 e 8, 8 rimasto uguale. Scusa? Alla, sì, scusami, ho detto alla quarta, sì. 17, scusa, perché io fra l'altro so a Roma c'è la 17esima circoscrizione, forse me sono impicciato. Scusa. Allora vi ho fatto un facsimile di scheda, perché cominciate a ragionare anche in termine visivo. Ok, queste sono le elezioni 2004, l'ho messa qui. Ma normalmente, guardate, ci stanno ancora a partire. Normalmente è arancione la scheda per le europee, ok? Non, nei comuni dove si andrà a votare, ovviamente sarà quella, si dice arancione perché ultimamente è sempre stata arancione, però ci sarà magari quella verde del comune, quella gialla di un altro organismo, di una regione, mettiamo, però voglio dire, in pratica queste sono le, diciamo, è la disposizione. Come vedete, non è che c'è già il nome scritto con una lista da sbarrare dei nomi, i cognomi delle preferenze, no, bisogna aggiungerlo, ovviamente l'aggiunta è col cognome la cosa preferenziale, sempre che non ci sia un'omonimia. Ok, che è successo? Ok, contrassegni di lista, il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno deve essere effettuato dalle 8 del 49esimo giorno alle ore 16 del 48esimo giorno, la votazione avrà luogo domenica 25, pertanto non dovranno essere depositati domenica 6 aprile e lunedì 7 aprile 2014. Beh, questi sono i dati per chi poi deve fare questi adempimenti. Chi vota? Sono elettori cittadini che entro il giorno fissato per la votazione, quindi il 25 maggio, hanno fatto 18 anni. Sono anche elettori, quelli che stanno all'estero ma che possono andare a votare presso i consolati, ci sono delle formule, insomma, per poter consentire il voto anche agli italiani che stanno fuori. Elettorato passivo, sono eleggibili coloro che invece hanno 25 anni, entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Questa è sempre la legge un po' italiana. Le funzioni, e qui entriamo nel vivo delle funzioni. Le funzioni del MEP, del membro del Parlamento europeo, MEP è l'acronimo all'inglese, insomma, derivano dalle funzioni non solo co-legislativa del Parlamento europeo, ma una funzione budgetaria cruciale sarebbe la funzione sul bilancio europeo. È importante che dopo Lisbona è stata data la possibilità anche di entrare nell'ambito del bilancio europeo, viene sottoposto al voto del Parlamento europeo, e non è poca cosa, perché sono 150 miliardi all'anno circa, quindi e sono le politiche. Tu vuoi sapere, non è che faccio il bilancio che prima invece non passava, Brea. Ok, la partecipazione alla funzione controllo politico, ovviamente funzione consultiva, funzione permanente di approvazione e controllo dell'attività della Commissione europea. Si partecipa diretta, diciamo, a diversi organi di governo del Parlamento, le commissioni, il lavoro in plenaria, interrogazioni, proposte, iniziative, relazioni legislative, si può fare tante cose, ma sempre nel limite della funzione collegislativa. Come vi ho detto, l'iniziativa, al limite ci può essere l'iniziativa dell'iniziativa, e cioè fare una bella risoluzione nella quale io scrivo con altri parlamentari europei che la Commissione europea deve fare una proposta di legge così, su queste materie. Esatto, e la Commissione può tranquillamente esatto, però deve dire perché non pensa di doversi adeguare a quella proposta.
E poi c'è una serie di lavoro non proceduralmente regolato, coordinamento interno al proprio gruppo, la costruzione di contatti e collaborazione con il resto del Parlamento europeo, rapporto con la società civile, eccetera. Tutte le riunioni delle commissioni sono pubbliche e in streaming, questa è una bella cosa comunque, un po' più avanti rispetto. Allora, i numeri essenziali per entrare e pesare occorre fare il gruppo, ed è una cosa necessaria, perché 25 parlamentari provenienti da almeno 7 stati membri possono costituire un gruppo, è il numero minimo, e quindi però è necessaria l'affinità politica e programmatica. Questa è una cosa che ho messo perché è importante rispetto a quello che noi siamo abituati. Quando un parlamentare va via da un gruppo, va a un altro gruppo solo perché sottoscrive una richiesta e la manda alla presidenza della Camera. E qui invece c'è una ricerca delle affinità. Paradossalmente, alcune volte è accaduto che l'adesione a un gruppo non sia stata accettata perché a livello programmatico l'uno diceva una cosa, uno diceva un'altra quando sono stati eletti. Quindi in pratica questa affinità deve essere provata, c'è una sorta di prassi parlamentare anche lì, in cui praticamente ci sono dei criteri. L'ufficio di presidenza. Solo per chiarezza, 7 in questo caso, in realtà sono un quarto dei paesi membro, quindi 7. Sì, sì. Perché se domani ne uscisse uno, ne entrassero altri 8, cambierebbe questo numero, per giusto per sapere rispondere in caso. E vi consiglio di andare a guardare i siti delle coalizioni del Parlamento europeo, dove è chiaro quello che dice Emanuele, cioè i siti che trovate, cercate anche l'ALDE ad esempio, trovate proprio i punti sui quali si sono messi d'accordo e come intendono prevedere la loro politica nei prossimi anni, ma non c'è come da noi un regolamento legato al programma, ogni gruppo fa la sua azione all'interno dei punti programmatici però. Ok, perfetto. Criterio dei 7. Allora, sono 25 ma probabilmente da almeno 7 stati membri, significa che questi 7 devono venire comunque da 7 dei 28, no, possono essere 25 italiani, ecco, no, quello non riesce a fare il gruppo, quindi praticamente ne hai 18 italiani e 7, 6, anzi 18, 19 più 6, giusto, 19 più 6, sì, più 6 da altri 6 stati, capito? Nel misto, che lì si chiama non iscritti, è praticamente peggio del misto qua, praticamente terra di nessuno proprio, è come non sei neanche iscritto a un gruppo, sei non iscritto, quindi sei un po' condannato all'anonimato. È un'opzione ad oggi non è così scomoda, ad esempio a Consiglio Europa anche se non ci azzecca niente, però ci sono 43 deputati che non hanno gruppo d'appartenenza, tra cui anche io Eder ad esempio, di una ventina di paesi addirittura. Infatti, questo Parlamento europeo ne avrà molti di questi casi. Bravissimo. Allora, appena ci saranno le elezioni e si sapranno i nomi, comincerà diciamo lo scouting ed è necessario essere pronti. Praticamente andranno a cercare possibili accordi che possono anche essere su singoli punti programmatici, perché poi vedremo che non è necessario soltanto fare il gruppo, ma se non si è in un gruppo almeno si sia in un numero di 40, perché se non si è neanche in 40 veramente si è un po' destinati alla marginalità rispetto al lavoro, 40 in generale, non proveniente, sì, ma no, comunque lì è 40 è un altro numero molto importante, poi vedremo nel dettaglio. Perché a quel punto possiamo fare eleggere un vicepresidente e accedere alla conferenza dei presidenti dei gruppi che decide sulla programmazione legislativa e all'ufficio di presidenza, ok, in cui ci stanno anche questori, anche lì c'è la figura del questore eccetera, competente per ogni questione riguardante il funzionamento interno. Abbiamo maggior peso nelle 20 commissioni e quindi possiamo portare a casa anche altri ruoli di garanzia, presidenze, vicepresidenze eccetera. Maggiore visibilità mediatica, d'accordo. Diritto a segreteria, strutture amministrative e stanziamenti di bilancio specifici per il gruppo, che se no vengono date queste misure solamente ad personam, ok? Non è che vengono date al gruppo misto e poi al gruppo misto, no, lì non c'è il gruppo, vengono date ad personam e qui può essere il far west, cioè può esserci una situazione a pioggia che magari non si riesce a governare, oppure 40
e un gruppo di 40. Qualora uno non riuscisse a fare il 25 più 7, cioè che giustamente ho detto significa 25 provenienti almeno da 7 paesi differenti, serve almeno essere in 40, perché guardate, queste sono parte del regolamento del Parlamento europeo, che come noi anche loro hanno un regolamento che diciamo che è questo, però è, diciamo, questo almeno è tradotto in italiano a fronte in inglese, che ci dà la possibilità di capire un po' di cose e soprattutto di confrontarci con, mettiamo, un parlamentare italiano europeo del movimento deve parlare con altri guarda, quest'articolo bisogna, almeno sai il testo a fronte in inglese, riesci a gestirlo, esatto, cioè riesci a gestire, perché poi inizierà anche una serie di audizioni fra tutti i neogruppi eccetera, molto importanti, e dall'altra parte ovviamente il Partito Popolare e i socialdemocratici non hanno nessun interesse a coinvolgerti in questi incontri, perché più sei isolato e per loro, diciamo, è un vantaggio politico. Allora, se io sono in 40 o faccio un gruppo, io posso candidare presidenti, vicepresidenti o questori del Parlamento europeo, perché se io non ho queste due caratteristiche non posso neanche fare presentare la candidatura a presidente del Parlamento, ok? Pregiudiziale di costituzionalità uguale, o c'ho il gruppo o c'ho qua, io ovviamente si chiama in un altro modo pregiudiziale, ovviamente fa riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, però per farvelo capire non potrei neanche presentare quella, non potrei fare neanche la proposta di reiezione della posizione del Consiglio prima dei voti sugli emendamenti, a dire no, la posizione non mi piace, per esempio la posizione di questa, e poi 40. Essere 40 da soli è quasi impossibile. Sì. E si possono fare coalizioni che non siano gruppi? Sì. Ok, quindi puoi fare 40 se sei, sì, tu più un altro 40 sottoscrizioni. Esatto, 40 firme. Per questo non riesci ad avere i 7 stati in sostanza. Bravissimo. Se sei 40, se non riesci, l'unica cosa che ti manca sono i 7 stati. Bravissimo. La consultazione dalla fine delle elezioni fino a, diciamo, poter riuscire a conseguire il gruppo, più o meno qual è lo span di tempo? Cioè quanto tempo hai? È un'autostrada al massimo della velocità dove ti mettono in mano un volante in curva praticamente. Tu appena entri hai subito da una settimana? Poi arriva il tempo praticamente per riuscire a entrare nell'ordine di idee dei primi atti che ci sono da fare, a parte le nomi del Presidente del Parlamento, eccetera, eccetera, i questori che già subito. Vi ricordate quando siete entrati qua? Diciamo altro. E poi bisogna fare anche la votazione del Presidente, cioè la cosiddetta fiducia, no? Vengono anche il Presidente della Commissione, i commissari, e anche lì se non hai 40 persone o il gruppo, neanche puoi presentare una risoluzione di minoranza che dice no, non mi piace, va lì, voti contro. Invece se hai la possibilità, per avendo il gruppo, avendo i 40, potresti anche fare la risoluzione in minoranza, però ecco, una settimana poi comunque hai un... Dall'insediamento, diciamo alla prima carica da proporre, sì. Quanto tempo passa? Ma allora una settimana, 10 giorni, quella è... 11-15. Per questo è sbagliato quando ce lo chiedono dire a priori no, con Le Pen no, con Tizio no, no. La risposta è avremo dei punti programmatici. Bravissimo. Se tu vuoi sposare questi punti con noi va bene. Bravo. È proprio quella la conclusione. Perché di questo altrimenti non ci arrivi mai, cioè se tu pensi che il tuo programma e qualcuno deve sposare in tota hai finito, cioè non lo fai mai in tutto. E diciamo che no, poi intanto a iniziare a fare l'esplorazione con tutti coloro, facendo proprio un'attività di incontri molto chiara, su in maniera molto precisa, pulita, sui punti programmatici, senza che... E poi se esce fuori il gruppo è una cosa ed è buona, ma comunque esce fuori un'intesa magari su dei punti programmatici, a quel punto in 40 basta avere le firme e poi ovviamente sai chi sono, così non c'è la perdita di tempo andarli ogni volta a ricercare, sai quelli più affini. E guardate, come abbiamo visto prima, ci saranno 91 non iscritti che con i dati francesi e con quello che sta succedendo sono destinati a salire, paradossalmente è il terzo gruppo al Parlamento europeo, e i non iscritti, cioè quelli che sono contro
il modo ordinario di fare politica. Potrebbe anche cambiare un po' il regolamento, nel senso che si potrebbe affrontare il tema dei così tanti non iscritti, che potrebbe portare a cambiare il regolamento del Parlamento europeo. Assolutamente sì, anche perché c'è un deficit forte di democrazia interna al Parlamento, nel momento in cui solo con i gruppi, solo con 40 puoi fare gli emendamenti a bilancio, puoi fare interrogazione e risposta, cioè a cambiare le regole. Esatto, quello io penso sia da fare anche lì una grande battaglia per la democrazia interna al Parlamento, per la polizia esterna, perché comunque il Parlamento costa tanto, e per dare per anche vedere anche che l'architettura, cioè per aumentare il peso del Parlamento europeo rispetto agli altri organismi, come vi ho detto, Consiglio dell'Unione Europea e soprattutto Commissione Europea, che oggi come oggi, visto dopo Lisbona, sono tra virgolette anacronistici, nel senso, se deve essere un'Europa dei popoli, allora siano i popoli a decidere del loro futuro. Allora, il gruppo dei 40 lo puoi formare come qui, qualsiasi momento? Il gruppo dei 40 non è formalizzabile se non sui singoli atti. Esatto, 40 persone. I 25 devono essere formalizzati. Subito o in qualsiasi momento della legislatura? Beh, in qualsiasi momento, come qua. Cioè, quindi quando arrivi a 25 con 7 dentro, con 7 diverse? 40, se fra un anno si rendono conto che c'è una compressione su alcuni punti in 40 persone, lo formano. Sì, però ecco, magari si comincia in 40, poi ti cominci a conoscere, cominci a fare simpatia, insomma, entri in sintonia, e di questi 40 che magari all'inizio magari non riesci a fare il gruppo, però siete in 40 che vedete alcuni atti che votate tutti insieme, che tu glielo vai a proporre, magari sei la parte proattiva in questo, alla fine magari da questi contatti emerge un gruppo. Quindi il gruppo è più forte di 40? E il gruppo è più forte di 40, perché il gruppo è stato... Il gruppo sì. E hai anche dei finanziamenti a parte, che non è che ci interessi più di tanto, però i metri 40 rispondono ai... No, va così. Tu 40 firme presenti. Allora, emendamenti a progetto, risoluzioni sulla nomina del Presidente della Commissaria, come ho detto, risoluzione di minoranza, proposte e raccomandazioni al Consiglio in materia di politica estera, per esempio raccomandare al Consiglio di prendere una posizione sull'Ucraina o su altre situazioni, non lo puoi fare se non sei in 40 o gruppo. Richiesta di verifica del numero legale, anche qui. Se no, voglio sapere, il numero legale non è che ci sta sempre, anzi è famosa la cosa che al Parlamento Europeo ci stanno quattro gatti poi alla fine, però non puoi chiedere la verifica del numero legale se non sei un gruppo o non sei in 40. Poi, interrogazione e risposta orale, le question time anche lì, o sei in 40 o sei in gruppo. E la richiesta... Sì, candidato a presidente e vicepresidente a questore del Parlamento europeo, non della Commissione, ovviamente quella fra l'altro non lo ricordo. Sì, no, infatti è di altra competenza. Sì, esatto, è il Consiglio europeo che propone alla Commissione i nomi per candidato a presidente del Parlamento europeo, esatto, anche lì puoi proporla. Scusa. Facciamo un giorno al Parlamento europeo, dimmi. Sì. 40 cosa configura? Allora è meglio essere un gruppo. No, cos'è 40? 40 firme, 40 firme su un atto, su una risoluzione. Sono gli stessi 40. Sono sempre diversi. Ho capito questo. Ma 40 sono... scusa, anche trasversalmente chi è? Sì. Quando voi andate a prendere un atto specifico, Sì. Non è un'intesa di gruppo. Tu vuoi presentarmi a un question time e avere 40 firme. Come soci di minoranza ogni volta. Esatto. Sbattimento che ogni volta poi. Sì, e mentre il gruppo è strutturato. Che percentuale sarebbe 40 sul totale? Su 751. No. Poi giustamente fanno andare Emanuele come adesso, qua, solo che non ce ne abbiamo, quindi dobbiamo andare a fare questo. Filippo, che mi volevi dire? La legge italiana per le elezioni europee e anche la rassegna stampa che avevo scaricato tempo fa, perché non si sapeva che succedeva dopo le elezioni europee. Una buona per le elezioni del 2009, ci sono 27 fasi che preparano un po' di governo regionale, perché chi non sa quanto si può andare. E poi si forma all'aste, trovare l'accordo. Adesso c'è un po' di storia che vi racconto. Ok, perfetto. Grazie. Dove ce ne è andata, Galilea? Sulla parlamentare. Allora.
Questa è una giornata tipo al Parlamento Europeo. E si inizia lunedì. E lunedì giornata stanca, dove le presenze non ci sono perché vengono di solito il mercoledì e le votazioni vengono messe il mercoledì, solo che le mettono un giorno dopo l'altro, lunedì, martedì e mercoledì, e poi dopo tutti a casa normalmente. Quindi e il lunedì si lavora sulle cose, diciamo, dove magari non c'è da fare numero legale, insomma, e quindi presentazione documenti, per esempio interrogazioni a richiesta di question time, no? Per esempio qui interrogazione di richiesta di risposta orale, qui non lo so, questa sulla Commissione per il Commercio Internazionale, sui centri europei di impresa, praticamente sarebbero una sorta di agenzie europee per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese europee all'estero, una sorta di ICE, però fatto, diciamo, e questi qui insomma si lamentano sul fatto che non ci sta abbastanza trasparenza in questi centri che costano 10-15 milioni, quello a Shanghai, e quindi chiedono perché, che sta succedendo. Allora vi faccio vedere come è fatto un atto di sindacato ispettivo, in particolare un'interrogazione a risposta reale in commissione, e diciamo che se fosse così, no, che è successo? No, eccola qua, ecco, per esempio, vedete, molto scarna. La decisione di istituire centri europei di impresa deriva da questo atto. Il Parlamento ha sempre sostenuto tutte le misure politiche volte a mio. Tuttavia, secondo una valutazione indipendente ed efficace dei centri europei, tutti i centri hanno prodotto risultati inferiori alle aspettative. Più le domande, non è una sola come da noi, beh, ce ne sono tante, fino a 5. E poi ovviamente su queste c'è, non come risponde la Commissione o il Consiglio, a seconda di chi viene fatta e formulata, ma può essere, diciamo, aperto il dibattito, quindi abbiamo un dibattito abbastanza abbia. Infatti la risposta è questa, è il dibattito. La Presidente, il Commissario e poi tutti quanti i membri della Commissione, e poi il PPE, tutti i gruppi, ALDE, FD, su ognuna di questo possono intervenire in tanti, vedete? È un po' meno bloccato. Questo non è male. Ok. Ma trovate il modo di coinvolgere gli altri negli atti di sindacato ispettivo, che mi porta coinvolgere. Ok. Composizione del Parlamento, ovviamente le cose, la Barraccio che mi farà, hanno dovuto prendere atto del fatto che lei fosse eletta sottosegretaria e quindi deve andarsene, quindi in qualche modo dice, a nome dell'articolo 4 il Parlamento constata la vacanza del seggio di Francesca Barraccio a decorrere il 28 febbraio 2014, quindi praticamente sulla consistenza chi viene e chi va. E poi facciamo, quando andiamo invece, vediamo la situazione quando comincia a essere un po' più viva, e quindi entriamo a mercoledì giorno di votazioni. Come vedete, Ucraina, cioè tutte cose molto importanti, e turno di votazioni le mettono il mercoledì, che nel frattempo i parlamentari sono arrivati. Quindi, ruolo regionale, relazione politica col Pakistan, scudo antimissile, sono tutte diciamo regolamenti europei. Questi sono tutti regolamenti, normalmente sono regolamenti, che sono ovviamente immediatamente esecutivi nei confronti degli stati membri, e quindi vedete sono parecchi, dichiarazione di voto, correzione e intenzione di voto, e chiudono qui, mettono uno dopo l'altro e si va a casa. Ma questo tutta la settimana o? Ma no, le sessioni sono mensili, si fa video. Esatto, si fanno le sessioni. Cioè, vedete, questi votano una volta al mese? Beh, diciamo abbastanza, sì. Sì, abbastanza. No, diciamo, fanno una sessione una volta al mese. Sì, e questo è. E le tornate sono quelle. Praticamente sì, non è che lavorano tantissimo. Però diciamo che la presidenza ovviamente attualmente stanno lavorando di più, ovviamente è l'ufficio di presidenza che decide questo. Poi hanno anche un altro organismo, è l'ufficio dei presidenti delle commissioni, che anche quello è, non c'è un omologo da noi, però è un ufficio dei presidenti delle commissioni che ha un suo ruolo. Ma cioè funziona come nel Consiglio d'Europa, nel senso che hai una sessione in plenaria, poi ci sono le commissioni, quindi che una volta. Bravissima, come da voi è il Parlamento, ci stanno le commissioni che si riuniscono, quindi quelle lavorano, ok, a prescindere. E sono 20 anziché 14, ok?
quindi come sapete, e hanno una, diciamo, ognuna ha una sua diversa composizione: 60 per libertà civili, 26 per affari costituzionali, 79 per esteri, quindi passano da una ventina a un'ottantina, insomma. Quindi comunque anche lì ci sono quella che possiamo trovare come la commissione bilancio, finanze, più o meno, però sono anche un po' più allargate. Una di più affari esteri. Eh sì, sì. Poi ci sono anche le speciali, quelle che sono a tempo, che erano quelle marroni. Ruoli essenziali nelle commissioni. Commissioni competenti, presidenza, relatore, relatore ombra, perché il cosiddetto relatore di minoranza non è un'istituzione, non è istituzionalizzato, cioè il cosiddetto relatore ombra, cioè quello che lo fa di fatto per chi non è d'accordo sulla linea governativa della maggioranza del Parlamento. Quindi coordinatore dei gruppi politici in ciascuna commissione, e poi la segreteria della commissione, ci sta anche lì i funzionari delle commissioni istruttorie, stiamo parlando delle commissioni, come e anche lì ci sono dei segretari con cui bisogna interloquire e rapportarsi, come fate con le vostre qui. Servizi amministrativi a disposizione del MEP, qui ci sta la parte un po' più economica, entriamo. Eh sì, esatto, io lo sapevo che qua. Allora, assistenti, 21.000 euro e 209 per assistenti accreditati al mese. Ma stiamo a parlare all'anno, al mese. Ok? È questa la grossa partita, che quando sei in un gruppo poi alla fine questa gran parte di queste risorse le giri al gruppo, e quindi per, poi sono, centralizzi anche le assunzioni eccetera. Quando invece vai sparpagliato tu vai diritto a questo, capito? Che sono tanti soldi, onestamente. Ovviamente solo con i contratti dei dipendenti. Paga il Parlamento o paga? Paga il Parlamento. Ovviamente c'è da dire che sono un ventesimo, un trentesimo dei nostri deputati e senatori che eleggiamo, e i collegi sono enormi. Sì. Quindi hai bisogno di più collaboratori per coprire un collegio, certo, di elezione come il Sud Italia. Chiara, chiaro. Sono chiaro. Sono funzioni completamente diverse. Ah, ma per 21.000 per tutti. Cioè, e poi lavorando a Bruxelles devi pagare gli puoi prenderne tanti, sì, certo. Ah, no, per però ti di no, e vabbè, chiede se manco Moretti viene subito a fare l'assistente a noi. Allora, massimo 3 assistenti accreditati, questo è il concetto. Può essere anche, ne puoi avere anche 10, 20, 20 a 1.000 euro a testa, però sei accreditato, ne puoi accreditare solo 3, nel senso che il Parlamento paga per tutti, ma l'accredito ne è da 3, e vedremo, vabbè, non ve lo sto qui a dire cosa significa l'accredito per l'assistente ai fini della futura carriera a Parlamento europeo. Sì, vuol dire molto. Per gli assistenti locali non c'è un limite. Come vi ho detto, là sul territorio potete 20, 10, 200 ore a testa, non è un problema. Stagisti, ci sono anche gli stagisti, quello che qui alla Camera non si può più fare da quest'anno, mentre l'altro anno, scusate, la vecchia legislatura si poteva fare. L'altra sì, poi si facevano gli stagisti, 200 euro, 100 euro, venivi, lavoravi, stavi tutto il giorno qua. I ragazzi erano contenti, uscivano dall'università, facevano un'attività di lavoro, solo che poi erano tanti, molti hanno detto che erano falsi contratti di stagista, lavorava come assistente, ma in effetti faceva un contratto di stagista per risparmiare, e quindi alla fine la presidenza, l'ufficio di presidenza mi sembra ha deciso di evitare, perché di fatto non possiamo più fare gli stagisti. Poi anche la normativa comunque è cambiata, non è che... e quindi alla fine lì invece gli stagisti si possono fare, massimo 3 per 6 mesi più, quindi gli stagisti possono essere 3 per 6 mesi, poi devono cambiare, puoi fare eccezionalmente una deroga al limite dei 6 mesi, però devi giustificare perché ti serve lo stagista per altri 6 mesi, proprio anche perché il Parlamento europeo è per la stabilizzazione del personale, a prescindere se è stagista o meno, e se è un stagista ha paura che possa essere sfruttato, e quindi dà questa regola dei 6 mesi più 6 mesi massimo. Altri supporti, sempre coperti al bilancio del Parlamento europeo, segreteria più strutture amministrative, ti danno anche dei funzionari di carriera o staff a tempo determinato, e diciamo sono circa 900 funzionari del Parlamento europeo, okay, che vengono destinati ai gruppi, ai parlamentari. Quindi a parte il fatto che io posso assumere persone per, della mia segreteria, del mio ufficio, del mio gruppo, in più ho uno staff che mi viene destinato
direttamente dal Parlamento europeo, e che sono per esempio 264 funzionari, come se avessimo 264 funzionari camera per noi, destinati a noi, ok? Quindi non sono pochi. No, per tutti gli assistenti. Poi però di questi accreditati, che significa che praticamente possono fare carriera, è solo tre. Puoi dare tre nomi, possono essere 10, ma tre solo possono essere cosiddetti accreditati, cioè tutti pagati dal Parlamento, però solo tre con questa procedura. No, ci stanno dentro i locali, nei 20.000 ci stanno anche i locali, sì, nei 21.000 ci stanno anche i locali. Però ecco, adesso andiamo avanti, la definizione, anche lì, questo è quello che normalmente accade in un gruppo che viene costituito, un ufficio legislativo che fa supporto strategico a procedure legislative di controllo, manca la parte dell'iniziativa, presentare proposte di legge, però è fondamentale, e un po' tutti i gruppi ce l'hanno, l'ufficio studi, che è un po' l'ufficio legislativo che noi facciamo tutto l'uno e l'altro, perché l'ufficio, e venendo le proposte di legge, le proposte di normativa comunitaria dalla Commissione e gestite anche dal Consiglio dell'Unione Europea, voi quando avete queste proposte, sono proposte molto ben articolate, bisogna avere ugualmente la capacità tecnica di fare un discorso uguale e contrario, magari se non sei d'accordo su quella direttiva, quindi per questo molti ufficio studi che si occupa di studiare sulla pesca, su, non so, su tutte le questioni che riguardano quella normativa che ti viene proposta dalla Commissione, e fare il pulci. E poi c'è un altro ufficio che loro chiamano strategia, ufficio politico, anzi lo chiamano ufficio politico, che sarebbe lo supporto alla strategia, per esempio d'aula, il regolamento, come ci atteggiamo sui 40, chi li va a chiamare per trovarli, eccetera, una volta che c'è l'intesa con i deputati, magari una serie di cose sulle procedure legislative e anche di controllo, le interrogazioni, le questions. Poi ci sono tre livelli strettamente interconnessi, assistenti, i funzionari e gli attivisti, queste cose devono essere garantite perché in questo modo si riesce a gestire questo tipo di lavoro. Funzione assicurare, organizzativa, politica e procedurale, funzione di supporto legislativo, relazione tra parlamentari e interistituzione, comunicazione, lingue, quindi nello staff ci devono essere persone in grado di poter tradurre e poter parlare anche con una certa velocità e riuscire a gestire questi rapporti, soprattutto se poi vogliamo arrivare a 25, se vogliamo arrivare a 40 occorre parlare. Collegamento con l'azione politica europea del Movimento 5 Stelle e gruppi affini, il gruppo di supporto deve fare anche questo. Collegamento con l'attività politica del Movimento 5 Stelle in Italia, per evitare che questi soggetti siano proiettati lassù e non abbiano un rapporto diretto con il Parlamento italiano, perché è fondamentale che ci sia, soprattutto nella fase ascendente, la telefonata del Parlamento ti dice: sta arrivando una porcata, mi raccomando, io la battaglia qui l'ho fatta, però occorre che adesso voi facciate la vostra, così che quando mi torna io riesco a fare ancora qualcosa, come il lavoro di squadra, come si fa in consultiva, se io bisogna creare questi legami più che vincoli, legami. Sì, esatto, e poi è fondamentale cercare di strutturare sul territorio un tipo di rapporto. Allora, invece, quanto prende il parlamentare europeo? Il parlamentare prende un netto di 6.200, ok? L'indennità per le spese generali ti viene data comunque e sono 4.299. Spese di viaggio per Bruxelles e Strasburgo sono tutte rimborsate, quindi in più 4.200, previa presentazione ricevuta e di avvenuto pagamento, prima non era così, quindi molti si facevano dare un rimborso sul massimo prima classe e poi arrivavano con Ryanair, era così. Allora hanno inserito l'avvenuto pagamento, indennità di viaggio annuale anche lì 4.200 perché... Ma indennità di soggiorno ogni giorno che ci sei ti prendi 304 euro, esatto. Assistenti accreditati e locali, e budget sono 21.000 come vi ho detto, gestito dal Parlamento Europeo, il MEP stipula il contratto, cioè il parlamentare stipula il contratto, ma il pagamento è effettuato dal Parlamento Europeo, per questo
No, il contratto è firmato dal MEP, ma il pagamento, cioè tu ti fai il contratto, gli porti il contratto, il bonifico parte dal... Non è come da noi che non si fidano, voi sapete che tutti gli assistenti, anche i funzionari, il Parlamento dice voi siete voi, io sono io, e quindi alla Camera fanno così. Invece il Parlamento europeo è per la stabilizzazione, quindi non solo, ma a chi sono accreditati, per dirvi, vengono destinati dei concorsi ad hoc per poter essere assunti al Parlamento europeo. Per dirvela, e non è cosa da poco. Quindi ogni anno il MEP può invitare 110 visitatori. Attenzione, ogni anno 110 viaggi gratis. O 110 viaggi, andata e ritorno. Chiunque, io posso chiedere, infatti si parla di un po' un abuso di tutto questo, perché non venite a trovarmi, boom, 110 all'anno, cioè per ogni parlamentare. Ragazzi, questa scheda io devo ringraziare perché è stata frutto di una serie di telefonate, di contatti che abbiamo avuto a Londra, che ho avuto a Bruxelles, ma questa sintesi non la trovate da nessuna parte. Cioè le indennità devono avere cosa? No, le indennità sono solo quelle, sono perché è successo il, diciamo, un casotto, devi presentare le ricevute, per il resto sono forfettarie. Da quanto so sono forfettari. Oltre ai 6.200 ci sono i 304 euro al giorno? Sì, sì. Vabbè, molti si è scandalizzato. Sì, e tu puoi stare anche dei tanti giorni, perché a prescindere dai lavori d'aula, perché c'è la commissione, perché non Anche se non voto, cioè non sono legati al voto. No, non sono legati al voto, sono alla presenza. Cioè, sono legati alla presenza. Devi... No, penso che lì si fidano ancora. No, lì è a prescindere. In pratica è la nostra diaria, perché spese, indennità, spese generali e spese esercizio del mandato, in sostanza. Quindi infatti è annuale, basta come cosa. I 304 al giorno sono la nostra diaria. Sì, quello è. Ok? 6.000 euro al mese. E ci sono questa indennità di soggiorno, c'è tutto un discorso su come si acquistano le case a Bruxelles, perché praticamente la diaria, praticamente il soggiorno deve essere giustificato, ma infatti c'è un mercato delle case a Bruxelles in cui praticamente ogni parlamentare europeo ha delle agevolazioni a acquistare la casa, perché praticamente te la fai, diciamo, te la prendi da questa indennità di soggiorno, che praticamente anziché andare in affitto, alla fine del mandato riesce ad acquistare. Allora ci sono dei pacchetti, proprio le imprese, le agenzie immobiliari, che propongono ai parlamentari europei, alla fine dei 5 anni l'hai acquistata. Superano? Sì. Allora, quanto costano i gruppi? Perché qui è anche saperlo, non è facile, ci sono questi siti che sono riusciti, che fanno un po' le pulci al bilancio. Il supporto finanziario del Parlamento europeo corrisponde al 15% del budget di tutto il Parlamento europeo e sono 53 milioni nel 2010, è l'ultimo dato che abbiamo. Esempi, per il PPE prende 14 milioni, i Verdi prendono 4 milioni circa. Ma i rimborsi elettorali? No, questi sono generale, no, questi sono le leggi nazionali, ognuno fa le sue regole, per cui se tu hai una legge nazionale che dice che per l'europeo prendi i soldi, per come rimborsi li prendi, ma a livello nazionale le europee non prevedono questo meccanismo perverso. E nella legge per l'europeo i rimborsi elettorali non ci sono, avevano provato a metterli quando si stava discutendo l'Italicum al Senato, questa che arriva dal Senato. Ah, questo non lo sapevo, ci hanno provato. Fecero saltare l'emendamento quando ci fu il cambio Letta Renzi, che i renziani lo fecero saltare. Beh, comunque è sempre, infatti è una cosa strana, no? Che un'occasione del genere viene, ma non è. Io mi avvio alla conclusione, ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, perché siamo ormai arrivati verso l'orario che ci eravamo prefissi, e quindi siamo sui 7 punti. È fondamentale capire una cosa, e cioè che quando noi andiamo in Europa con i 7 punti possono essere il tavolo programmatico sulla base del quale fare gli accordi per arrivare a 25 e arrivare a 40. E quindi è importante che questi gruppi, che questi punti siano, diciamo, a parte tradotti, però siano posti come base per poter fare questi ragionamenti.
I sette punti sono sette punti, a parte uno sul Mediterraneo, fortemente economici, e sono anche questi nell'agenda di molti, non dico euroscettici nel senso Europa scettici, ma di euroscettici come moneta, e quindi ci sono molti margini per poter entrare proprio con questi sette punti, che non sono caratterizzanti in particolare, per entrare in un ragionamento serrato con loro. Poi ovviamente le cose possono cambiare, ma se si parte dai punti che noi abbiamo visto, possiamo pensare che si possa costruire in questo modo un'Europa che non sia delle banche né della finanza, ma sia un'Europa più possibile dei popoli, insomma, e quindi riprendere il vecchio progetto di Adenauer e De Gasperi, e soprattutto Alcide De Gasperi, per riuscire a trasformare questo percorso in qualcosa che possa essere vicino veramente ai cittadini europei. Io ho concluso. Grazie.